Sindaco D'Alonso, la prossima settimana prenderà avvio nel comune di Crognaleto questo progetto, un corso di italiano per gli immigrati. Com'è nata questa iniziativa? Beh, l'iniziativa è nata da un progetto che parte dalla Noi Lucidi. Il dirigente scolastico mi ha comunicato con una nota la possibilità di un corso per gli adulti, per gli immigrati sul territorio, per la conoscenza della lingua italiana. Ho colto, come dire, al volo l'occasione per cercare di dare un supporto alla mia collettività immigrata sul territorio. Io ho circa 100 immigrati che si sono ben integrati e poi alla luce anche della nuova normativa che stabilisce che c'è necessità della conoscenza della lingua italiana, ho approfittato, diciamo, del momento per dare loro anche questa opportunità. Quindi un duplice aspetto, regolarizzare e normalizzare, e l'altro aspetto è quello di dare loro una conoscenza migliore della lingua italiana, che poi è l'elemento per cercare di integrarli maggiormente. Come sarà strutturato il corso? Il corso inizia lunedì con una cadenza bisettimanale, o meglio 2 giorni su una settimana, dalle 19 alle 21, appunto per dare possibilità a coloro che lavorano di partecipare al corso. Addirittura cercheremo di garantire anche una sorta di bibisiraggio, cioè un'aula attrezzata per mantenere i bambini, perché l'obiettivo è quello di come dire, educare il papà e la mamma, ed ovvio che il bambino non può stare a casa, quindi cercheremo di assistere anche il bambino. Sindaco, chiunque voglia partecipare a questa iniziativa, a chi deve rivolgersi? Noi abbiamo fatto una riunione plenaria insieme alla professoressa Pimpini, che è un po' la responsabile della struttura, coinvolgendo un po' tutti quanti, e quindi possono partecipare e iscriversi tutti. È un costo, come dire, nulla per loro, perché pensiamo addirittura anche al trasporto di quei paesi che sono più distanti rispetto al centro, cioè a Nerito, dove si fa il corso. Quindi devono solo venire in comune, partecipare e cercare, come dire, di migliorare il loro sia linguaggio e sia momento integrativo con la mia collettività. Allora, lei parteciperà a questo corso di italiano. Cosa ne pensa dell'iniziativa? Prima di tutto vorrei ringraziare il sindaco di Crognaletto perché ci ha dato questa opportunità, per questa partecipante, diciamo, per un concorso, diciamo, della lingua italiana. Per noi è già una grande cosa, perché magari uno piano piano si riesce a integrare meglio, diciamo, nel paese, nel comune dove abitiamo, perché veramente ne abbiamo bisogno, sia per i nostri connazionali che anche per i nostri figli, che l'indomani magari li possiamo dare di più per loro perché studiano qua, quindi per dare un po' di più aiuto. Assessore Rasicci, ci sono iniziative sul sociale previste per il futuro, se ce ne vuole parlare? Sì, ci sono iniziative, adesso stiamo lavorando per fare delle iniziative, come vengono definite, strategiche, molto importanti, e delle iniziative alla giornata. Parlerei prima delle iniziative alla giornata, proprio per il successo, tra virgolette, dell'iniziativa di portare questi ragazzi diversamente abili a Roma, a vedere l'allenamento della Roma. Abbiamo proprio su questa linea, abbiamo scelto altre iniziative, cioè li porteremo a pesca in un lago, sia il Lago Verde, per dire, o su dei fiumi, o anche lì al lago dello Zar, e gli offriremo un pranzo. Li porteremo un giorno a Roma a far visitare la capitale, li porteremo un giorno anche in un santuario, perché no? In un santuario che può essere Padre Pio. Cioè, iniziative alla giornata sono iniziative semplici, forse sciocche, ma giusto per regalare quello che i diversamente abili mi hanno detto, e su Facebook anche i loro genitori. Abbiamo regalato e regaleremo a questi ragazzi una giornata diversa, una giornata che gli riempirà il cuore di felicità, a loro, ma soprattutto a me. Qui con noi Ludovico Einaudi, grande compositore, musicista, nonché uno degli artisti più apprezzati sulla scena europea ultimamente. Ci vuole parlare del suo lavoro, della sua passione? Beh sì, è una passione che c'è da sempre, insomma, da quando ero ragazzo. Poi ho coltivato i miei studi, le mie passioni, le mie curiosità, ho sviluppato, diciamo, questo, diciamo, dove sono adesso è il risultato di tanti anni di lavoro e di tenacia.
e di, diciamo, coltivazione di sogni e di studio anche, no? Poi il mio lavoro si svolge attraverso appunto la scrittura musicale e poi il lavoro dei concerti, l'esecuzione dei miei brani col pianoforte o con gruppi, con l'orchestra, insomma, quindi da lì si è sviluppato poi tutto il mio lavoro anche sia nell'ambito dei concerti sia in altri campi che a volte sono il cinema o la danza, insomma, progetti paralleli però sempre intorno alla musica. Lei ha lavorato molto anche all'estero, facendo un confronto, è abbastanza apprezzata qui in Italia, il suo lavoro è abbastanza apprezzato? Beh, devo dire che sì, il lavoro è apprezzato. Quello che, diciamo, le differenze che spiccano, diciamo, tra questo paese e gli altri sono di natura generale, diciamo che la cultura e la musica in altri paesi come la Germania o l'Inghilterra sono molto più valorizzati. Assessore Rasicci, Zoom Art, una vetrina per i giovani talenti. Chiunque può partecipare? Chi coinvolge l'iniziativa? Questa è un'iniziativa che mi è venuta in mente così perché sono un amante dell'arte. Questa è un'iniziativa, partiamo con il maestro Giorgio Crocetti, che è un maestro che vive e lavora a Teramo. E successivamente, come ha detto lei, abbiamo fatto una mail ai giovani artisti al GAI, ai giovani artisti italiani della provincia di Teramo, hanno aderito in 16, quindi successivamente ogni mese esporrà un altro giovane artista. Non è che poi la mostra finisce in un mese e chiude qui. Il maestro Crocetti espone un mese qui, un mese andrà a esporre ad Alba Adriatica, un mese andrà a esporre a Silvi, un altro mese a Giulianova, quindi sarà una mostra itinerante. Vale per il maestro Crocetti e vale anche per i giovani artisti italiani. Quindi avranno una vetrina itinerante per le nostre città della provincia di Teramo e una volta al mese espongono. Quindi alla fine, nel giro di un anno, avremo 13 artisti che esporranno in 13 città della provincia di Teramo. E più passerà il tempo, più saranno maggiori il numero degli artisti, e quindi questo è molto importante secondo me, perché diamo una possibilità a questi giovani artisti di esporre le loro capacità. Ma per i giovani artisti come fate proprio per partecipare, per iscriversi? Loro sono iscritti al GAI, che è proprio un'associazione che viene chiamata Giovani Artisti Italiani. Noi abbiamo mandato una mail a loro e loro hanno risposto e hanno aderito. Chiunque vuole aderire, perché non è che le iscrizioni sono chiuse, per il momento hanno aderito 16 giovani artisti più il maestro Crocetti, e chiunque voglia aderire che ben venga. Allora, com'è nata questa idea di Zoom Art? Allora, Zoom Art è un'idea nata dall'assessorato alle politiche giovanili della provincia di Teramo in collaborazione con l'agenzia giovani sempre provinciale, per far emergere i giovani talenti della provincia, insomma, del nostro territorio. C'è anche una piattaforma online, giusto? Sì, piattaforma online dedicata solamente a Zoom Art. Se volete vi faccio vedere, dimmi tu, scusami. Ok, è una piattaforma dedicata ai giovani talenti e contiene tutte le informazioni per dei giovani artisti, quindi schede dei giovani artisti con le loro opere e la loro biografia. Tutti gli eventi che faranno parte di Zoom Art verranno confluiti direttamente su questa piattaforma, aggiornata giorno per giorno, con tutte le iniziative, con tutti i concorsi artistici letterari del momento. Sarà una cosa molto dinamica per i giovani che partecipano e che vorranno partecipare.